Ciao a tutti, eccoci alla terza pillola con i 5 minuti con Angelica per potervi appunto infondere quella conoscenza di questo meraviglioso mondo. Spero che fosse abbastanza chiaro che ci sono tanti tipi di coin, tanti tipi di tokens e tanti tipi di blockchain nei due video precedenti. Come vedete c'è già uno schema dietro di me, perché appunto oggi parleremo di quella che è la differenza tra quelli che sono i token e quelle che appunto sono le diverse forme che si possono trovare. Allora, innanzitutto sfatiamo un altro mito, nel senso che non è che sia la blockchain che ha inventato quelli che sono i token e che sono appunto quello che viene utilizzato magari per poter pagare diverse cose. Non è così, i token sono sempre esistiti. Di base un token è anche una raccolta punti, sono anche le chip del casinò, sono anche i voucher che vi vengono dati con dei sistemi per esempio a premi. Questo è un token, perché token vuol dire gettone, quindi un gettone che ti permette l'utilizzo di questo gettone in una qualche maniera. Quindi vi risparmio tutta la parte di codificazione del token che ci dovrebbe essere, non sono comunque una sviluppatrice, ma in ogni caso sono linee, i token nel caso della blockchain sono linee di codici che vengono generati per poter creare questo gettone digitale e che tramite uno smart contract, che in questo specifico caso è chiamato token contract, quindi appunto un contratto intelligente su di una blockchain, vengono regolati, perché appunto questo token contract regola quello che è il circulating supply, si chiama, quindi essenzialmente il quanto circola in giro di questi token. E poi ovviamente regola all'interno essendo all'interno di quella che è una blockchain, che è un registro distribuito, regola che cosa? Regola anche le ownership di questi token, quindi la proprietà di questi token. La proprietà come viene definita? Non è che viene definita con Marco, sei proprietario di questi token, Giulia, hai questi altri token? No, non è così che viene definita. Viene definita tramite quelle che sono dei wallet, quindi dei portafogli digitali che, collegati alla blockchain di riferimento del token, tramite delle chiavi private o pubbliche, permettono appunto il controllo delle ownership, quindi la proprietà di questi token. Tramite il tuo portafoglio, poi privato, puoi trasferirli come e quando ti pare. L'unico appunto requisito è che tu abbia queste chiavi private o pubbliche, che non sono altro che come la tua carta d'identità. Cioè, se tu smarisci il portafoglio, beh, permettendo che te lo ridiano, nel senso che non se lo portino via, però permettendo questa parte qua, se uno smarrisce il portafoglio trovando uno che appunto lo porta in polizia e te lo ridà, serve che cosa? Una carta d'identità dentro al portafoglio. E queste chiavi private sono come la carta d'identità, e perciò sì, è meglio non perderle. Né quelle nel portafoglio, ma in ogni caso. E poi i token di base si dividono in quelli che sono due tipi: utility token e security token. Utility token sono i token di utilizzo che permettono poi anche l'utilizzo di una piattaforma, e le compagnie negli anni li hanno generati tramite quello che è una generati, passatemi il termine, nel senso che sono partiti con un progetto, perché dietro ad un token c'è sempre un progetto, quindi in questo caso immaginate un'azienda che lancia il proprio token di utilizzo, anche la mia CoinShare per esempio. Il token di utilizzo viene lanciato da un progetto e tramite una ICO, quindi un Initial Coin Offerings, quindi una offerta iniziale per il token, ed è semplicemente una raccolta di fondi per poter partire con il progetto. Dopodiché gli utility token sì, essenzialmente sono per l'utilizzo di questa piattaforma, quindi bisogna stare molto attenti quando si va ad acquistare un utility token, perché deve essere per l'utilizzo reale di una piattaforma, deve corrispondere a qualcosa che poi vi porti un ritorno, perché sono comunque considerati delle forme di investimento. Dopodiché gli utility token sono
veramente utilizzati tantissimo anche per appunto le piattaforme, anche come sistema appunto di premio per coloro che utilizzano magari una piattaforma. E poi ci sono quelli che sono i security tokens. Security tokens che invece per poter partire hanno bisogno di quella che è una STO, quindi security token offerings. E che rappresentano in realtà che cosa? Rappresentano quelle che sono le securities in ambito finanziario, quindi quelli che sono titoli. Essendo titoli, essenzialmente, hanno anche una divisione, no? In questo, nel loro essere securities. Infatti ci sono vari tipi di securities, che sono sono equity, volevo dire vari tipi comunque di token, security tokens, che sono equity, debt, poi ci sono gli hybrid, derivative e real asset. Cosa vuol dire? Che sono le equity normali che noi conosciamo in ambito finanziario, quelli di debito, quelli che sono convertibili, cioè che diciamo un po' convertibili, no? Da un equity ad un debt, quelli che sono ibridi, un po' tra vari tipi di titoli, e quelli che rappresentano degli asset, quindi delle proprietà reali, come può essere una casa, come può essere non so, un monopattino e via discorrendo. E questa è la differenza principale tra i token. Se poi mi chiedete la differenza tra security e utility, beh, come vi ho detto, security sono titoli quelli che noi consideriamo come titoli appunto finanziari, quindi hanno un valore che bene o male di solito è stabilito e ti permette certi diritti, anche se si parla per esempio di equity all'interno di una compagnia. Invece utility sono dei token che permettono l'utilizzo di una piattaforma. Permettendo questo utilizzo, cosa avviene? Avviene che hanno un valore che è più volatile, quindi non è stabile, perché appunto dipende da quanti sono in circolo, quanti token ci sono in circolo e quante persone effettuano una compra e vendita e un utilizzo di questi token. E poi sono magari meno regolamentati dal punto di vista legale, ma non perché siano meno sicuri, semplicemente perché non devono corrispondere a quello che è un asset, quindi una proprietà finanziaria, ma corrispondono all'utilizzo di una piattaforma. Bene, spero che sia tutto chiaro. In ogni caso le domande me le potete fare sabato alla nostra mezz'ora di Q&A. Io vi saluto e spero che la pillola di oggi vi sia piaciuta. Mi stavo tappinando. Ciao a tutti!